Ciao a tutti e bentornati nel mio canale YouTube, io sono Luca Angelici. Per maggiori informazioni su di me www.angeliciluca.com. Oggi affrontiamo un argomento un po' particolare che riguarda, diciamo, l'acquisto di uno strumento usato, quindi vi darò dei suggerimenti o delle indicazioni da seguire nel momento in cui vi deciderete o comunque sia avrete deciso di comprare uno strumento usato. Quindi quali sono le cose a cui dobbiamo guardare, a cui bisogna stare attenti? Queste sono le domande principali di cui farsi carico ogni volta, appunto, che si acquista uno strumento usato. Allora, cominciamo in assoluto, faccio un esempio su questo Precision normalissimo, cioè non c'è nulla di particolare. Immaginiamo, appunto, che vi siete concentrati sull'acquisto di un basso del genere, quindi uno strumento Fender completamente passivo, quindi senza elettronica. Quali sono i primi controlli da effettuare? Allora, i primi controlli da effettuare, a mio avviso, sono di questo tipo. La caratteristica e il problema peggiore che noi possiamo incontrare lo troviamo se ci sono problemi sulla tastiera e quindi sul manico. Quindi che cosa facciamo? La prima cosa è verificare, quando poi compriamo uno strumento, che la tastiera, i tasti e il truss rod, che è un tondino in acciaio che si trova fra il manico e la tastiera, siano in perfetto stato. Per perfetto stato vuol dire che se il manico ha qualche colpo, qualche botta, non succede niente, ma se ci sono dei tasti che non sono perfettamente incollati o se il truss rod non è regolabile, in questo caso il truss rod è nella parte davanti, come potete vedere, e non è perfettamente regolabile, allora possono subentrare dei problemi. Di quale tipo? Ammettiamo, appunto, che la tastiera abbia dei tasti che non sono perfettamente incollati o perfettamente livellati. Che cosa succede? Succede che la tastiera potrà avere delle zone in cui si verifica questo effetto, che io adesso dovrò per forza accentuare, perché il basso, la tastiera in questo caso non ha problemi, però vi faccio capire. Magari ci troviamo a suonare dei tasti in sequenza dove non ci sono problemi e poi arriva un tasto. Solo in quel tasto si verifica un effetto del genere. Io adesso l'ho creato, spingendo molto sulle corde, ma normalmente se ci passo, come potete vedere, adesso il tasto funziona regolarmente. Quindi che cosa succede? Succede che in quel caso la tastiera e i tasti, soprattutto la tastiera, ha un piccolo avvallamento che, appunto, crea questo effetto che ci dà un buco sonoro. Quindi in quel caso la tastiera in quel punto lì, ogni volta che passeremo, darà questo effetto di nota suonata, questo rumore che non è proprio relativo alla nota. È una nota che poi praticamente non potremo utilizzare, perché nel caso noi, appunto, ci dovessimo provare a suonare qui, anche volendo giocare col tocco, questo tipo di nota, questo effetto che noi abbiamo sempre, è un effetto che dà sicuramente molto fastidio. Questo tipo di problema può derivare, appunto, da due fattori: o il manico è regolato male, ma in quel caso avremo una fascia di tasti che non suona, oppure, appunto, c'è un difetto nella tastiera, quindi potrebbe essere o un tasto che è incollato male, oppure proprio un difetto, quindi potrebbe essere un avvallamento o in caso con una piccola bombatura del manico. In quel caso bisogna, se avete già acquistato il basso, bisogna rettificare la tastiera, e rettificare la tastiera può costare intorno ai 200 euro più o meno. Quindi avete sprecato 200 euro. E, come dicevo prima, bisogna fare molta attenzione alla tastiera. Bisogna vedere se il truss rod è regolabile e il manico è una buona tensione. Come si fa? Allora, regolare il truss rod non è un'operazione semplice, e sicuramente se non siete abituati a farlo è il caso che non lo facciate, altrimenti rischiate di spaccarlo. E spaccare il truss rod vuol dire aprire il manico, aprire la tastiera
e a quel punto spesso si fa prima cambiare il manico. Cambiare il manico intero sono 400 euro, quindi più o meno vi faccio dei costi anche in caso di rottura. Comunque, dicevo, regolare il traslotare ha la funzione di, immaginando che il nostro manico adesso sia in rino orizzontale, di poter mettere il manico in forma o convessa o concava, sostanzialmente, o concava o convessa. Ecco. Questa cosa che cosa ci consente? Ci consente appunto, premesso questo tipo di avvallamento, il manico in questa parte qui risulterà la distanza, quindi l'action delle corde risulterà sicuramente maggiore rispetto al punto 1 e al punto 2, che sono l'inizio e la fine del manico. Se il manico è troppo convesso, le corde sbatteranno in quest'area qui, quindi qualsiasi cosa suoneremo, suonerà tutto con questo effetto, perché le corde appunto non riescono a vibrare per colpa del manico, per colpa della tensione del trasloto. Quindi bisognerebbe allentare il trasloto e riportarlo a una forma leggermente convessa e vedere se a quel punto quell'effetto di disturbo di cui vi parlavo è ancora presente. Se non è più presente, abbiamo verificato che il trasloto funziona e che comunque sia non c'è un difetto relativo appunto alla regolazione del trasloto, ma eventualmente, se il problema persiste, dobbiamo ricercarlo altrove. Tenete presente che la regolazione del truss rod abbinata alla regolazione dell'altezza delle corde che si fa sul ponte è quello che ci genera l'action dello strumento. L'action dello strumento è la distanza delle corde dalla tastiera. Spesso si tende a regolare l'action. Bisognerebbe regolare l'action in base al proprio tocco, in base allo stile musicale. È naturale che se ad esempio ho un tocco molto forte, quindi ogni volta che suono ottengo questo effetto, probabilmente la distanza delle corde è troppo vicina alla tastiera, bisognerebbe magari aumentarla un po' per evitare appunto di avere sempre questo effetto invece di avere la nota. D'altro canto, invece, se ho un tocco molto morbido, l'action dovrebbe essere più bassa possibile. Ottenere un'action molto bassa sugli strumenti, anche ad esempio di linea Fender, non è semplice, perché poi noterete che nella parte relativa dal quindicesimo tasto in poi, solitamente la tastiera frigge sempre. Frigge, il termine frigge è proprio questo tipo di suono che vi ho già spiegato e vi ho fatto vedere. Quindi, ricapitolando, le cose a cui dobbiamo guardare nella prima fase relativa al manico sono: verifichiamo che il truss rod funzioni correttamente, in questo caso appunto è nella parte alta del manico, ma molti altri Fender ad esempio l'hanno nella parte bassa, quindi è un po' più scomoda la regolazione. Il Music Man invece ha una rotellina particolare molto più comodo per la regolazione del truss rod. Come detto, verificare che il truss rod sia funzionante, che non ci siano dei tasti scollati e che non ci siano note morte. Che cosa sono le note morte? Le note morte sono dei punti della tastiera in cui il suono, diciamo quindi la nota, si spegne prima rispetto alle altre. Vi creo l'effetto suonandolo, ad esempio è un effetto, diciamo, legato alla durata del suono, quindi ammettiamo che questa nota duri normalmente 4 secondi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Se a quel punto, in questo caso, la nota che io sto suonando invece che durare 4 secondi dura 1, 2 secondi, vuol dire in quel punto, solo in quel punto, c'è una nota morta. Quindi il basso ha un difetto nella tastiera. Quindi quando noi suoneremo quella nota lì, invece di avere una durata ipotetica normale che ho fatto di 4 secondi, in quel punto lì la nota dura 1-2 secondi. Quella si chiama una nota morta, vuol dire che la nota proprio in quel punto il basso non suona, cioè suona molto meno rispetto agli altri. E questo è un altro difetto a cui bisogna stare attenti. Si verifica abbastanza semplicemente, come ho detto, basta perdere 2-3 minuti di tempo per suonare tutta la tastiera e vedere proprio la durata delle note medie, se ci sono dei punti in cui la tastiera, no, il suono si spegne. Adesso lo creo
creo, diciamo, manualmente, il suono si spegne prima rispetto a tutte le altre note. In quel punto abbiamo trovato appunto una nota morta. In quel caso bisogna rettificare la tastiera, che, come dicevo prima, viene 200 euro. Quindi prima parte legata alla tastiera e al manico. Altro difetto del manico che possiamo incontrare: lo sbilanciamento, ovvero, adesso mi alzerò quindi non mi vedrete più, comunque per farvi vedere, se lo strumento che io acquisto è sbilanciato, quindi il manico pesa troppo rispetto al corpo, l'effetto, una volta che io imbraccio lo strumento, che si ottiene è questo: il basso si appende, cioè vedete proprio che tirerà da questo lato qui, ok? In questo caso lo strumento non ce l'ha, come potete vedere rimane su abbastanza bilanciato, ci sono strumenti più bilanciati e meno bilanciati. Se lo strumento è sbilanciato, quindi la paletta, diciamo, pesa più rispetto al corpo, il basso farà questo. Quindi che cosa vuol dire? Che voi dovrete suonare facendo uno sforzo di recupero, diciamo, del manico e andando a appesantire la spalla, il che naturalmente non vi consente di suonare completamente liberi, perché sarete sempre costretti a sostenere il manico. Questo tipo di difetto può essere dato da varie cose, da difetti di costruzione. Ad esempio i Warwick sono bassi, almeno ricordo il Tumbo, altri bassi che hanno un corpo molto piccolo, manico lungo e paletta pesante, quindi tutti i Warwick tendono, tutti almeno quelli che comunque sia il Tumbo, alcune serie, tendono a pesare dalla parte della paletta e quindi di tirare e scendere proprio con questo verso. Quindi questa è un'altra cosa a cui bisogna stare attenti. È un problema che si può ovviare, ad esempio nei Fender, se le meccaniche, se abbiamo questo difetto non è troppo accentuato, possiamo decidere di montare delle meccaniche diverse, tipo delle Ipshot Ultralight, andando a recuperare un po' il problema del peso. Però ecco, tenete presente che è un altro costo in più, quindi sono altri 100, credo un 80 euro, più o meno 70-80 euro a meccanica, non vorrei sbagliare. Comunque, sempre relativo alle meccaniche, stiamo finendo l'analisi della parte della tastiera del manico. Verificate che le meccaniche funzionino bene, che ruotino correttamente e mantengano l'accordatura, perché potrebbero aver subito dei colpi e quindi nella fase di rotazione ruotare male, essere molto dure, e quindi verificate, state attenti appunto, che il basso riesca ad accordarsi nella maniera più semplice possibile. Abbiamo finito, diciamo, le osservazioni relative al manico e alla tastiera e alla paletta. È un po' la parte più delicata quando noi acquistiamo un basso usato, perché poi è il punto in cui, quando noi andiamo a intervenire, probabilmente può costare di più mettere a posto un manico. Quindi molta attenzione quando appunto comprate uno strumento usato, fate molta attenzione che sia un 4, un 5 corde, un 6, quello che è, allo stato del manico, della tastiera e della paletta in generale, delle meccaniche. Finita la prima parte relativa appunto al manico e alla tastiera, ci concentriamo invece sulla seconda, che è il body. Verifichiamo innanzitutto che il ponte abbia la presenza di tutte le viti, sia completo di tutte le, diciamo, viti di regolazione, sia per l'intonazione sia per l'altezza del trasloro. Prima cosa. Poi passiamo invece alla parte dell'elettronica del pickup. In questo caso ho preso un basso passivo che ha solo volume e tono, quindi non abbiamo tantissime cose da verificare. Naturalmente dovremo verificare che i controlli funzionino e non ci siano frusci particolari, anche se in quel caso poi sono facilmente risolvibili, basta un po' di spray per i contatti. Verifichiamo che in questo caso il tono, come sentite, funzioni correttamente, che la presa del jack funzioni. Per quanto riguarda i pickup, il consiglio è questo: per verificare che tutti i poli del pickup funzionino correttamente, prendete una penna o un piccolo oggetto metallico, se avete un coltellino o cosa del genere, e toccate tutti i poli. Se appunto la penna o il vostro coltellino rimane, si magnetizza con i poli del pickup, allora tutti i poli del pickup suonano correttamente. Mi è capitato purtroppo, e quindi parlo di esperienza personale,
che anche una, se anche in un pick-up una coppia di poli non sia magnetizzata correttamente, diciamo la corda in questione, ad esempio, ammettiamo che in questo pick-up che copre la corda del mi e la, gli ultimi due poli relativi alla corda di la non siano magnetizzati correttamente, la corda di la suona meno rispetto alle altre corde, per quanto noi possiamo agire sulla regolazione della corda, il che vuol dire solo una cosa: dover cambiare il pick-up, perché comunque sia è un problema di avvolgimento del pick-up. In quel caso cambiare il pick-up può avere una spesa dai 100 euro in su, poi dopo dipende sempre dal tipo di pick-up che vogliamo montare. Comunque, ecco, non è una spesa economica. Quindi verificare che il pick-up sia in condizioni ottimali e che non ci siano appunto perdite di magnetismo di segnale, sostanzialmente lo verifichiamo dal suono. Se tutto suona bilanciato, allora a quel punto il pick-up funziona. Quando provate uno strumento, eventualmente chiedete al venditore di farvelo provare con corde, non dico nuove, ma semi nuove, in modo da sentire se lo strumento reagisce correttamente su tutte le frequenze, in quanto una corda molto vecchia magari ci può far sembrare lo strumento poco brillante. Potrebbe essere, e quindi magari agire sul tono, non riusciamo a capire se il tono effettivamente agisce correttamente, perché la corda sembrerà sempre spenta. E una cosa, diciamo, per quanto riguarda il body sostanzialmente, senza entrare in un discorso di acquisto del vintage, perché poi il vintage richiede delle osservazioni, delle attenzioni particolari, quindi numeri di serie, andrebbe smontato, vanno viste parecchie cose. Rimanendo invece su un acquisto, diciamo, di serie normale, verificate che il body sia, diciamo, in buone condizioni. Io ad esempio non mi preoccupo, e poi penso si veda, della verniciatura, in quanto non è un vincolo o un limite. Se un basso è stato suonato negli anni e ha avuto una storia, è normale che abbia perso dei punti di vernice. Poi chi più chi meno, naturalmente dipende sempre da chi ha realizzato la verniciatura a monte. Se il basso ha perso della vernice, a mio avviso non è un problema, vuol dire che comunque sia stato suonato, quindi comunque sia fatto un suo percorso. Comprare uno strumento di 15 anni, 20 anni che non abbia nessun difetto estetico sul body mi fa pensare che lo strumento non sia stato suonato, e quindi se non è stato suonato, o perché non valeva la pena essere suonato, perché magari c'è qualche difetto. Comunque, diciamo, concludendo, non è uno strumento che è maturato, quindi suonare sostanzialmente comporta che lo strumento si assesti, il legno si asciughi e quindi col tempo suoni meglio. Se uno strumento non viene suonato, rimane da vetrina dopo 15 anni o dopo 10 anni, probabilmente è uno strumento, come detto prima, che non valeva la pena essere suonato. Quindi se manca qualche punto di vernice, personalmente non me ne preoccupo, anzi, da una parte lo preferisco quasi. Quindi vi ho fatto una breve panoramica delle cose a cui stare attenti quando acquistiamo un basso usato. Naturalmente abbiamo parlato di un basso passivo, tipo di un Fender Precision, che possiamo incontrare tranquillamente nei vari mercatini, come di un Fender Jazz. Cambiando tipologia di basso, diciamo, fermo restando tutto quello che ho detto relativo al manico, alla tastiera, al ponte e al trasserodo e tutto quanto, quindi qualora vi trovate con un basso attivo, quindi con più controlli, con più pick up eccetera eccetera, verificate per ogni singolo controllo che non ci sia quel rumore, quel ronzio di fondo che si crea quando noi spostiamo i pomelli, quel esatto, e poi verificate che l'elettronica funzioni correttamente, quindi prendete tutti i singoli pomelli, li provate sia in boost, quindi aumentando, sia in cut, quindi sia tagliando, e verificate appunto che l'elettronica funzioni perfettamente per tutti i parametri, quindi se ci sono switch, se ci sono appunto elettronica 3 vie, 2 vie, quindi per 3 vie si intende bassi, medi, alti, per 2 vie bassi, alti. Quindi siate un po' più attenti su il test della parte elettronica. Quindi
ricapitolando brevemente, controlli da fare, tastiera, tasti, thrust rod, meccaniche, note morte, pick up, ponte, potenziometri. In linea di massima i controlli da fare sono questi. Attualmente ecco, non me ne viene in mente nessun altro, ho fatto penso una panoramica. Potremmo dire diciamo avvitaggio del manico, verificate che sia completamente avvitato e che sia perfettamente alloggiato nella sede del body, quindi che non ci siano spazi particolari o che il manico non, diciamo spostandolo, non si muove. E naturalmente verificate, come ho detto prima, che il basso non tiri, quindi non cada, quindi che il manico e la tastiera non siano troppo pesanti, quindi il basso risulti sbilanciato, perché effettivamente è un fattore che poi risulterà molto fastidioso e molto scomodo nel momento in cui andate a suonare. Detto questo è tutto, spero di avervi dato qualche consiglio utile nell'acquisto di un basso usato. Alla prossima lezione di Basso in Pillole, ciao Luca!